collegamento con noi, Elena Lattuada, CGL. Elena, ben trovata, un piacere averti con noi in questo spazio della diretta. Ben trovata. Buongiorno a voi. Buongiorno. Allora, Elena, intanto le chiedo, ti chiedo, ci possiamo andare tranquillamente del tu perché ci siamo già sentite in altre occasioni. La vostra posizione subito, poi andiamo a vedere che cosa è emerso dai contatti con il governo attraverso appunto la voce dei sindacati. Che idea vi siete fatti in questo momento della situazione economica del paese e soprattutto del grido di allarme che arriva da tutti i lavoratori rispetto alle decisioni che vengono prese, chiaramente in questo momento complicato, c'è un grido che sta, che è ascoltato a tuo parere. Ma il grido d'allarme è ovviamente, diciamo, mutato rispetto alla situazione della prima ondata di Covid, dove la preoccupazione fondamentale allora era il tema della salute, della protezione della salute. Poi nel frattempo, come dire, accordi, verifiche, eccetera, hanno permesso oggi di gestire con relativa e maggiore tranquillità la situazione nei luoghi di lavoro, e a questa però è subentrata ovviamente una grande preoccupazione su quando finirà e come finirà questa pandemia, e quindi le condizioni anche per i lavoratori, sapendo che se guardiamo la condizione del paese, se guardiamo la condizione della nostra regione, abbiamo settori che anche di fronte alla zona rossa stanno assolutamente continuando a lavorare, cioè tutto il manifatturiero e quindi un pezzo rilevante della nostra regione sta lavorando, e invece altri settori che sono decisamente molto più colpiti e su cui peraltro non è dato sapere quando ci potrà essere come dire, un reinizio e quale tipo di reinizio. Sto ovviamente parlando di tutti i settori del turismo, il settore, come dire, dello spettacolo, della cultura, cioè quei settori anche più fragili dal punto di vista delle protezioni sociali e della strumentazione degli ammortizzatori, tant'è che il governo e per alcuni versi la regione hanno messo in campo iniziative, da una parte il blocco dei licenziamenti e dall'altra la cassa integrazione Covid, proprio perché non abbiamo un sistema di protezione universale generalizzato. Quindi le preoccupazioni sono rilevanti, ma sono anche un po' diversificate rispetto a quella che è stata la prima ondata, in cui, ripeto, io credo giustamente la preoccupazione fondamentale era quella della protezione della salute. Sì, assolutamente sì, e adesso le due cose devono necessariamente andare di pari passo. Elena, io mi sono sentita di riportare in grafica un aspetto che ha evidenziato Maurizio Landini, appunto segretario della CGIL. Ha parlato di un'Italia, di un paese fermo a livello di produttività da 25 anni e mi ricollego anche a quanto ha detto Conte proprio rispetto all'incontro che c'è stato con le parti sociali, con i sindacati. Conte ha detto il Premier, potremo lavorare insieme per una riforma complessiva del paese. Vi propongo di approfondire la legge di bilancio e rivedersi durante l'iter parlamentare. Siamo in un periodo in cui si proporranno nuove diverse disuguaglianze. È proprio quello che dicevi anche tu, Elena, poco fa, cioè ci sono dei settori più fragili, più colpiti, che purtroppo non possono godere degli ammortizzatori sociali e quindi degli aiuti che arrivano dallo Stato e che si muovono un po' come degli automi, mi viene da dire, perché non sanno da che parte dirigersi, cioè magari sono a casa, non possono lavorare e soprattutto non ricevono aiuti. E quindi invece delle altre categorie che, tra virgolette, fortunatamente possono continuare a lavorare da casa e che quindi però questa situazione porterà a un'Italia decisamente spaccata. Io credo che sia il vostro timore principale. Poi magari andremo a capire che cosa state chiedendo nel dettaglio al governo proprio per tutelare anche le categorie più fragili. Però il fatto che si vada verso una situazione di disuguaglianza ancora più evidente, insomma, è abbastanza preoccupante, credo. Assolutamente sì, e non è un caso che noi abbiamo, come CGIL, CISL e UIL, come dire, rivendicato, chiesto e da questo punto di vista ottenuto il blocco dei licenziamenti. Poi siamo coscienti e consapevoli tutti, credo, parti sociali, governo,
che il tema del blocco dei licenziamenti dura fino al momento in cui l'emergenza sanitaria ha queste caratteristiche. Non è pensabile un'idea di blocco dei licenziamenti ad libitum, quindi, però il tema è da una parte oggi proteggere e garantirsi un tempo tale per cui sia possibile effettivamente, cosa che però ahimè la produttività è ferma, ma è fermo anche il confronto sulla riforma degli ammortizzatori sociali, cioè si continua ad annunciare il tavolo presso il Ministero del Lavoro, però come dire, non c'è più molto tempo, cioè marzo è dietro l'angolo e peraltro la riforma degli ammortizzatori sociali sconterà il fatto che ci sono settori che tradizionalmente l'hanno avuta e che quindi hanno anche, diciamo, delle risorse utili da poter spendere di fronte all'emergenza, e invece settori che non l'hanno mai avuta, cioè in cui il sistema delle imprese e i lavoratori non hanno mai versato risorse per gli ammortizzatori, che ovviamente produce il fatto che tu non avrai una riserva da poter spendere, quindi la riforma degli ammortizzatori sociali dovrà essere in qualche misura finanziata. E accanto a questo, certamente, diciamo, la legge di stabilità, giusto per cominciare a entrare un po' nel merito, la legge di stabilità che mette a disposizione risorse, che metterà a disposizione risorse per ovviamente le imprese e quant'altro, ecco, noi crediamo, il giudizio che anche in queste ore, insomma, è stato dato, è una legge finanziaria non, diciamo, non rispondente a quelle che erano le richieste che noi abbiamo avanzato, perché appunto, per esempio, anche relativamente agli sgravi che si determineranno per le assunzioni di giovani e donne piuttosto che per il Sud, di per sé produce, cioè sostiene quei settori più drammaticamente colpiti dalla crisi occupazionale, ma dall'altra parte introduce un sistema ovviamente di diversità e di diseguaglianza. Quindi io credo che sarebbe necessario un ulteriore scatto, ecco, Ecco, diciamola così, quindi un tu mi. ulteriore Sì. Ecco, scatto a favore del lavoro. tu mi confermi che però, insomma, non si sta andando molto spediti su quelli che sono i confronti tra di voi e il governo, cioè siamo sempre lì, che la macchina è un po' rallentata rispetto alle varie iniziative o comunque alle varie proposte che possono arrivare da tutti, cioè voi compresi, insomma. Sì, è rallentata anche perché io penso che la cosa che si è misurata, voglio dire, ieri sera nel confronto con Conte, è che Conte si è presentato con una proposta che era già sostanzialmente convenuta e concordata all'interno del Consiglio dei Ministri, quindi più che un confronto è stata una comunicazione. Ah, ok. E quindi diciamo c'è una grande differenza, cioè un conto è essere informati, un altro conto è poter dire e poter incidere, come, ripeto, lo è stato in occasione del proseguimento del blocco sui licenziamenti. Cioè, a volte abbiamo un po' l'impressione che il confronto con le organizzazioni sindacali avvenga solo su alcune materie che riguardano più direttamente, come dire, la condizione delle persone, dei lavoratori, piuttosto che invece sull'impianto strategico che è necessario. E se pensiamo che l'impianto strategico della legge di stabilità, la legge finanziaria, risente anche indirettamente delle risorse che arriveranno dall'Europa, perché è inevitabile che sia così, ecco, diciamo che non è esattamente il confronto che noi abbiamo auspicato, è una comunicazione di cui, come dire, Sì, che sì, però sì. non corrisponde alla volontà, ecco, Sì, e sì, sì, sì. questo è ovviamente un problema che abbiamo. Ecco, un conto è chiedere che cosa vuoi da mangiare per cena, un conto è dire per cena c'è questo, insomma, e tu ti devi adattare, quello è chiaro, è molto, molto semplice il discorso. Elena, per arrivare a conclusione, ma per chiederti soprattutto quali sono nel dettaglio le vostre richieste, io ti mostro questo meme che
Così rimando anche a una delle nostre trasmissioni che insomma sono in onda sulle fonti TV, che è Meme Economics, con la quale vogliamo un po' strappare un sorriso in questi momenti abbastanza complicati. È ovviamente una situazione all'eccesso, però vediamo, situazione attuale, lavoratore dipendente con questa espressione, Leonardo DiCaprio, partita IVA che non sa bene dove appigliarsi, statale che brinda e vabbè, reddito di cittadinanza, coloro che percepiscono il reddito del governo che fa una festa, adesso senza voler, ovviamente questo è per ridere, per stappare un sorriso, però le vostre richieste quali sono, anche tenendo conto delle varie tipologie di lavoratori che ci sono, perché il punto è proprio questo, altrimenti se continueranno a esserci, io lo dico in modo brutale, lavoratori di serie A e di serie B, insomma, credo che una soluzione effettiva non si troverà mai. Sì, allora, capisco, diciamo, questo grafico come un po' un paradosso. Allora, possiamo dirla così. È chiaro che anche nel mondo del lavoro dipendente, cominciamo dalla prima figura, Sì. anche nel mondo del lavoro dipendente le protezioni non sono assolutamente uguali, cioè tra chi sta lavorando in settori che tirano, perché ripeto, i dati anche della produzione industriale che esce mensilmente da diverse fonti ci sta dicendo, per fortuna ovviamente, che il manifatturiero, ad esempio, nella nostra regione sta producendo, cioè noi abbiamo situazioni in cui il mercato sta tirando non solo nell'alimentare come poteva o nel farmaceutico come poteva essere nella prima fase del lockdown, in realtà la produzione industriale è ripartita e quindi lì si sta lavorando, cioè ci sono imprese che fanno straordinari, cioè quindi giusto perché. Quindi il mondo del lavoro dipendente dipende da che punto di vista e da quale osservatorio. Se parliamo, come già ricordavo prima, anche di lavoro dipendente che sta nel turismo, nelle grandi catene alberghiere piuttosto che nelle piccole strutture, che di coloro che stanno nella catena della distribuzione della produzione del cibo, eccetera, è chiaro che ci sono condizioni. Il tessile è chiaro che nel momento in cui come dire, il commercio si ferma o si rallenta, è evidente che ha Sì. degli effetti nella produzione. Quindi il mondo del lavoro dipendente è una cosa che dipende molto da dove io sono collocato. Le misure che si stanno determinando anche con la legge di stabilità, penso agli sgravi contributivi sui giovani, eccetera. Ecco, diciamo che il giudizio che noi diamo è che si danno sgravi alle imprese per le assunzioni e non è detto che però questa sia assunzione aggiuntiva, perché gli sgravi riguardano in realtà fasce di lavoratori senza nessuna condizionalità nel modo con cui non tanto le persone vengono assunte, ma se gli sgravi significano aggiungere occupazione. Ok? Ok, Poi certo. abbiamo tutto il mondo del lavoro autonomo, che anche qua dipende in quale settore opera, perché è chiaro ed evidente che così come abbiamo visto tutto il mondo della cultura, dello spettacolo, eccetera, protestare in tante occasioni e giustamente, e non è un caso che, per esempio, proprio l'altro giorno noi abbiamo chiesto a Regione Lombardia, ottenendo un risultato e fatto assolutamente positivo, che ci siano anche delle misure di natura regionale a sostegno laddove non esistono misure nazionali di sostegno al reddito di questi lavoratori, e anche qui però ci sono partite IVA che stanno continuamente lavorando e partite IVA che invece sono assolutamente bloccate. Quindi forse più che non parlare di lavoro dipendente e partite IVA, bisognerebbe ragionare dei settori che hanno più Ok. problematicità rispetto a. Poi il mondo della pubblica amministrazione, adesso devo dire che il brindare mi pare eccessivo, È una nel senso provocazione, che, certo. certamente, mi pare eccessivo nel senso che, peraltro, in queste ore le categorie nazionali del lavoro pubblico stanno immaginando, ipotizzando, dopo aver già aperto la procedura, perché come è noto ci sono procedure di, come dire, rispetto alla mobilitazione dei lavoratori, stanno immaginando, ipotizzando lo sciopero dell'insieme della categoria, perché nella legge di stabilità non ci sono le risorse per assunzioni per un verso che,
come è noto e l'abbiamo dimostrato e l'abbiamo visto in tutta questa fase, è un grande problema, così come non ci sono le risorse per il rinnovo dei contratti. Dopodiché, questi lavoratori non hanno subito il taglio derivato dagli ammortizzatori, vero? È altrettanto vero che le retribuzioni, facendo un confronto sia interno, sia nel nostro paese che esterno rispetto a quello che accade nelle pubbliche amministrazioni degli altri paesi, hanno retribuzioni decisamente più basse. Sì, no, no, chiarissimo, insomma, e quindi prossimo appuntamento, Elena, prossimo appuntamento con il governo, comunque prossima alzata di mano vostra, credo che l'alziate tutti i giorni in realtà, però... Noi esatto, l'alziamo tutti i giorni. Ricordavo adesso che proprio in queste ore si sta decidendo Esatto. una mobilitazione, dopodiché il confronto ieri sera si è chiuso con il fatto che la legge di stabilità avrà un percorso parlamentare, quindi per quel che ci riguarda ovviamente noi interverremo in tutte le occasioni utili, valutando di volta in volta. Poi siamo tutti coscienti che in questa condizione di regioni rosse, regioni che diventano rosse, preoccupazioni e così via, diventa complicato immaginare uno sciopero generale delle organizzazioni sindacali, e quindi dobbiamo, diciamo, di necessità virtù continuare ad organizzare la nostra presenza e le nostre rivendicazioni e le nostre richieste, trovando tutte le forme utili per essere ascoltati. Proprio in 20 secondi, Cristina chiede perché anziché far straordinari non fanno lavorare un po' tutti i dipendenti? Dipende anche dalle situazioni, però. Eh beh, io la rivolgerei più che alle organizzazioni sindacali, la rivolgerei al sistema delle imprese, perché le assunzioni in questo momento diciamo che sono tendenzialmente bloccate e spesso Confindustria usa il fatto che c'è il blocco dei licenziamenti dicendo che questo nega la possibilità di assumere, cosa assolutamente non vera. Grazie Elena Lattuada, CGIL, ci sentiamo presto naturalmente, grazie per la disponibilità e buon lavoro. Altrettanto. Grazie.